Comunque mi presento, sono Ferdinando. Ciao, ciao. Senti. È notizia di Giuliano? Giuliano? No, ha un po' di febbre, mi ha chiamato ieri sera, ha detto che non si sentiva bene, non sarebbe venuto al lavoro, ma domani sarà già meglio. Ma poverino, lo devo chiamare assolutamente, stamattina non ho voluto svegliarlo per non disturbarlo, è troppo bravo, ragazzo. Bravo ragazzo, sì, no, lui mi ha chiamato, ha detto, senti, se vai a prendere questa mia amica, deve fare la tesi, uno stage. È stato gentilissimo come sempre, sì. Mi doveva dare lui un passaggio, poi non poteva, però guarda, veramente mi ha salvato con questa situazione, il passaggio, troppo bravo. Sì, certo, è stato bravo, ma tu lo conosci da parecchio tempo? Sì, lo conosco da moltissimo. Ma sei mai venuta in azienda, è la prima volta che vieni oggi? È la seconda volta, sono venuta l'altra volta, ho soltanto conosciuto col professore per un po' con un colloquio conoscitivo. No, ho capito, quindi non conosci nessun collega? Conosco Giuliano e un altro, ma non lo conosci sicuramente, un cafone amico suo. E chi è questo cafone? Ma non mi ricordo neanche come si chiama. Ah sì, Luca il Napoletano. Luca il Napoletano. E perché il cafone? Ma guarda, l'altra volta mi raccontava così, il suo massimo vanto è stato raccontare che avevano dato un passaggio, lui un altro di amico suo a una collega lasciandola in autogrill. Divertente, no? Vabbè, magari come scherzo, sai, in azienda no, si no, crea... No, non era uno scherzo. Un clima goliardico si fanno queste cose. No, a parte che questa cosa non mi sembra divertente, né come racconto, né tantomeno come storia vera, perché lui raccontava diversi particolari che tipo l'avevano lasciata a piedi perché non voleva sentire una canzone in macchina. Vabbè, ma queste sono cose che si simpatico, Luca. E che tu in che cosa ti devi laureare? Sociologia. Ah, sociologia, bello. E in azienda che devi fare? Una tesi così sul... Una tesi sullo stalking. Ah, bene. Avevo pensato proprio di prendere questi due come esempio. Chi, Giuliano è questo? No, Luca è l'amico. Tra l'altro dice questi due, anche un'altra cosa divertente che facevano, si riprendevano in macchina con la telecamera. Erano due gay, secondo me. Che c'entro? Perché si riprendono per fare così, per scherzare. No, si riprendono, poi li mettono su YouTube. Videoamatori. Vabbè, saranno dei videoamatori. Ah, senti, dobbiamo fare un favore a Giuliano. Mi ha chiesto di comprargli un giornale. Questa l'edicola, potresti andare tu. Guarda, solo perché per Giuliano, veramente sì, troppo. Per Giuliano, troppo... guarda, sei soldi. Prendi, lui legge. No, per Giuliano non ti preoccupare, lo compro io. Ok, il Fatto Quotidiano, il giornale. Aspetti qua, Sì, certo, te ne dico, Prenditi la borsa. Prendo la borsa? Sì. Vabbè, caso mai costa di più. Vabbè. Ti aspetto qua, Ok. Malattia. Lo stalking. Vengo a prenderti alle 7:30, non farmi aspettare. Come on.